Ciao, buongiorno. Allora, siamo arrivati a Passo Magen. Siamo pronti per partire per una 5 giorni attorno al gruppo del Lagorai. Oggi prima tappa, praticamente quasi tutta in discesa. Adesso saliremo fino a quella forcella, poi andremo a visitare un ospedale militare, alcuni resti, poi scenderemo in valle per arrivare al rifugio dove ci fermeremo per la prima notte. Adesso partiamo. E poi ci risentiamo questa sera. A dopo. Allora, siccome siamo un po' masochisti, e ci piace fare dislivello, abbiamo fatto una piccola deviazione. Dal Cagli 322 abbiamo preso una deviazione fino alla cima dello Zaiulera. Adesso torneremo giù, passeremo la valle. Il nostro obiettivo è quell'edificio là che si vede, che dovrebbe essere l'ospedale militare. Saliremo per la cresta, poi torneremo indietro per andare da quella parte. Allora, siamo arrivati al rifugio Carlettini. È già un'oretta che siamo qui, siamo arrivati intorno alle 4 e mezza. È stata abbastanza lunga, 15 km, quasi no, più di 1000 metri di dislivello in negativo. Bellissimo trekking, abbiamo passato posti davvero belli. Il ricovero militare non è stato un granché, speravamo qualcosa di meglio, insomma, l'hanno ristrutturato, però sì, ti fanno fare una deviazione di più di mezz'ora, 40 minuti, per poi arrivare a vedere questo ex ospedale militare, ma sì, non è niente di che. Allora, adesso, come ti dicevo, siamo arrivati, ci siamo sistemati, abbiamo fatto la doccia. Questo è un rifugio, ma diciamo che si avvicina molto ad un albergo, ecco. E noi siamo in una camerata da 20 persone, ma siamo solamente in tre, quindi abbiamo tutta la camerata per noi. Adesso ci riposiamo un po', andiamo giù, ci beviamo una birra, dopo aspettiamo la cena e probabilmente andremo a dormire presto, in quanto siamo abbastanza stanchetti. Io ti ringrazio per aver visto il video, spero che ti sia piaciuto questa prima giornata. Come al solito ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai già fatto, lasciami un commento, metti mi piace e noi ci vediamo nel prossimo episodio, ovvero la seconda tappa. Alla prossima, ciao!